Signor Presidente del Consiglio e rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nel breve tempo in cui mi propongo di parlare, non posso esimermi dal sottolineare alcune cose che ho ascoltato dai banchi dell'opposizione. Il senatore Lorefice ha detto che il Presidente Meloni non è stata chiara per quanto riguarda la preoccupazione per le vittime civili palestinesi. Invece il Presidente l'ha menzionato specificamente nel suo intervento proprio questa mattina in più parti, la preoccupazione che il governo italiano ha manifestato non soltanto qui, ma nelle sedi proprie internazionali, non solo il Presidente Meloni, il Ministro degli Esteri italiani. In ogni sede è stato fatto. Nella mozione che abbiamo approvato proprio il martedì immediatamente seguente all'attacco, orribile attacco di Hamas in Israele, era menzionato specificamente l'esortazione al governo, l'impegno del governo per limitare il più possibile, per agire sul livello internazionale per limitare il più possibile le vittime civili. Va tenuto presente un fatto a questo riguardo, che il primo attacco, l'attacco che ha generato la situazione attuale, è stato fatto appositamente, deliberatamente, con le vittime, sulle vittime civili, con il mandato, il piano, ahimè, messo in atto di fare quante più vittime possibile, incluso donne, anziani, bambini e anche neonati. Dunque vediamo innanzitutto il quadro nel suo insieme. Ho sentito dire che sarebbero sciocchezze attribuire una politica delle porte aperte a certe posizioni contraria a quelle del governo riguardo all'immigrazione. Ebbene, però su questo basta leggersi il disegno di legge a prima firma dell'onorevole Maggi di Più Europa, ma sottoscritto anche dal segretario del Partito Democratico, l'onorevole Elly Schlein, che praticamente è esattamente la politica delle porte aperte, perché a tutti gli ingressi che già sappiamo, che vediamo che ci sono, si aggiungono quelli, e c'è una ampia casistica per entrare in Italia alla ricerca di un lavoro. Ecco, questo, se non è porte aperte queste, naturalmente prevede anche, questo disegno di legge prevede anche la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, a noi paiono porte aperte, e credo che paia porte aperte anche alla grandissima parte dei cittadini italiani. Un altro punto io ho sentito riguardo alle manifestazioni di odio che ci sono state in questi giorni, mi riferisco al senatore Verducci, che ha parlato di odio che viene da piattaforme di estrema destra. Certamente ci sono, ma forse per questioni di tempo non ha parlato di una cosa che io ritengo abominevole, che è successo sulle piazze d'Italia, a cominciare da Milano, dove in manifestazione cui ha partecipato anche formazioni di estrema sinistra e a volte neanche tanto estrema, dove sono stati cantati, scanditi gli slogan: aprite i confini perché vogliamo uccidere tutti gli ebrei. Allora mi sembra anche peggio di quello che succede sulle piattaforme, e non ho visto da parte di quelle formazioni, non certo delle formazioni rappresentate qui, spero, non ho visto questo grande e impegno nel dissociarsi da queste cose orrende che vanno sicuramente nella scia delle pagine peggiori, che vanno anzi anche al di là delle peggiori pagine della nostra storia. Quello che volevo anche aggiungere è questo. Sempre il senatore Verducci ha parlato di politiche fallimentari dell'attuale governo. Naturalmente ogni giudizio è lecito, è libero, ma se sono fallimentari vanno anche prese sul serio. Se sono fallimentari le politiche dell'attuale governo, cosa diciamo di quello che è successo prima? Quando c'erano, poco tempo fa, un anno fa, c'erano 500.000 occupati in meno, l'inflazione al più del doppio di oggi, i disoccupati a livello superiore rispetto ad oggi, la borsa al 30% in meno rispetto ad oggi. Dunque, se questo è fallimentare la politica di oggi, immaginiamo quello che doveva essere prima.
immaginiamo quello che doveva essere prima, dove forse c'è qualche responsabilità, no, da parte di chi ha voluto determinate politiche. Allora io, non volendo prendere altro tempo, voglio solo concludere dicendo questo. Presidente Meloni, il gruppo di Fratelli d'Italia è al suo fianco, si riconosce pienamente nella sua comunicazioni che ci ha fatto, in tutte le posizioni che lei ha assunto a livello europeo e internazionale con un impegno straordinario. Il suo impegno straordinario non soltanto a livello europeo, ma a livello mondiale, con una particolare attenzione verso l'Africa, che è quello che è mancato nel passato e che invece, con una visione più ampia e lungimirante, ci può davvero dare quei risultati, sia in termini di aiuto allo sviluppo dell'Africa, sia in termini di controllo dell'immigrazione e conseguentemente di una porta chiusa anche ai terroristi che, attraverso un'immigrazione che in gran parte è pacifica, ma tendano di arrivare in Italia. Dunque, Presidente Meloni, noi siamo al suo fianco sempre, in particolare nei momenti difficili, perché conosciamo il suo impegno, la straordinaria abnegazione che lei ha nel difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani a tutti i livelli, in Italia e a livello internazionale.